Italiane, guardate, siamo a Londra, stiamo uscendo per fare commissione e molti ci chiederanno: ma ce l'avete l'autocertificazione? Ma quale autocertificazione? Per cosa? Autocertificazione del buco del culo, che cazzo? Qua puoi uscire tranquillamente a fare spese, andare a correre al parco senza che nessuno ti rompa il cazzo. Certo, se te ne vai a fare la rostita al parco con 30 persone ti rompono il cazzo, però per andare a correre a fare commissioni non ti rompono il cazzo, non ti rompono il cazzo. Vedi, noi stiamo camminando tranquillamente così su Instagram, no, è senza nessun poliziotto che ti sta pedinando. Quindi ieri sono andato a negozio, c'era la polizia davanti, facciamo da qua, sì, e non mi hanno rotto il cazzo. Quindi, cari amici italiani, ribellatevi, ribellatevi a questo governo. Uscite tutti. Uscite tutti a protestare. Mettete la mascherina e uscite. Mettete l'immunità del cazzo. Mettete la mascherina, lo scudo. Ce l'ho io, va. La spada. Eh? Sì, la mascherina, ecco qua. Ce l'ho anch'io. Adesso come entriamo al negozio, ce la mettiamo. Ok? Ce la mettiamo. Quindi, perché ci teniamo alla sicurezza. Però qua nessuno ti rompe il cazzo, autocertificazione qua, dove stai andando, capito? Boh, cazzo, non c'è qua la polizia che ti assalta come in Italia, che... ma io non do la colpa alla polizia, loro fanno il loro dovere. La colpa è di questo governo che vi sta prendendo per il culo, vi sta prendendo per il culo a tutti. Questa fase 2, come stavo leggendo, che ha aperto. Devono rimanere a casa solo gli anziani. Solo gli anziani, esatto, devono rimanere a casa. La fase 2 è una presa per il culo, è per ammassare i commercianti. La una badante e te la scoppi. Quindi. Non esce. Sta solo con... Capito? Vedete qua, questo signore è qua, sta parlando. Tutto tranquillo qua, tutto tranquillo. Quindi uscite in piazza e ribellatevi, uscite in piazza e ribellatevi, ribellatevi, fate cadere questo governo, fatelo cadere, andate al Parlamento e distruggete tutto. Bene ragazzi, bene ragazzi, da Londra è tutto, noi andiamo a fare commissioni, ci sentiamo prossimamente.